Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'angolo videogiochi e console. Oggi andiamo a vedere un gioco che è uscito proprio oggi, poi l'unboxing non lo so quando lo metterò, comunque oggi è il 20 novembre 2012. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. ZAM! Hitman Absolution. Oh, come si dice bene, Absolution. Allora, c'erano varie versioni per questo bel titolo. Avevamo la standard classica, la Professional Edition e la Deluxe Professional Edition. Ovviamente il Dark Lucifer di turno non può trattenersi, quindi se ci sono tre versioni lui dovrà acquistare quasi per forza la versione più potente, cattiva e gadgettosa. E in questo caso di gadget si può parlare, perché all'interno ci sarà un action figure, detto così è molto bello, alta così in pratica. Una sberla tanta, ma proprio bella bella bella. È arrivato il momento del taglierozzo, magari un po' meno, ecco, che se no lo apro e non è bello. Ma non è stupendo, guardate che carino questo testone pelato, questa sua bella cravatta, due pistoline che nel gioco ci fanno un culo così, però qua è molto bello e dolce quasi. Cosa diavolo sono questi? Dove li infilo? Non dite in quel posto, grazie. Vabbè, c'erano questi due suppostini che forse ho capito. Ah, lo so. Questi sono i due silenziatori per le sue pistole. Che confezione pesante. Oh, che bella testa pelata. Ma il pelatone e i suoi silenziatori li andiamo a vedere dopo. A dopo. Bene, andiamo ad aprire quello che è poi la scatola del gioco, molto particolare. Vedremo subito questo bel artbook. Diciamo che la copertina non è niente di particolare, è una classica copertina, ma andiamo a vedere l'interno. Un po' del nostro personaggio. Veramente molto molto bello. Faccio in fretta perché vabbè, è inutile farvi vedere via cam così tutto l'artbook, non avrebbe neanche molto senso. Però per farvi gustare quello che poi alla fine ci regala. Un po' di armi, eccetera, eccetera, eccetera. E poi abbiamo anche il giuoco qua dentro, questa bella confezione, bella pesante. E adesso una piccola risposta, sì, perché continuo a leggere, molti mi chiedono: ma perché tenete questo sigillo di garanzia? Ragazzi, in realtà il sigillo lo teniamo perché una volta che ne abbiamo tenuti almeno 50 ci regalano una Xbox. Da-dan! Ah, comunque ho detto una cazzata, lo teniamo solo perché ci fa piacere che ogni parte del gioco sia tenuta bene. Anche il sigillo, per quanto possa sembrare una cavolata, perché magari lo è anche, però ci dispiace tagliarlo e vederlo qua tagliato, rovinato, con tutte le... magari un pezzo di qua, un pezzo di qua. A chi piace fare questa cosa, e almeno ne conosco come minimo tre, un saluto a Drio Akuma, che anche lui li tiene, e un salutone anche ad Arcane, che anche lui fa questo che faccio io. In pratica i miei compari di Minecraft fanno tutti la stessa operazione. Ci dispiace buttarlo via e rovinarlo. E comunque non ce la danno la Xbox. Mi dispiace. Ed ecco che cosa troveremo all'interno. Ovviamente il CD di gioco, ma con una sorpresa. Sotto il CD di gioco troveremo un bel DVD. Questo DVD avrà all'interno delle scene dietro le quinte, solite menate, via. Poi avremo un libretto, chissà se potrà essere chiamato tale, mi sa di no. Andiamo a vedere, beh, dai, è fatto abbastanza bene, con qualche comando. Non l'ho cancellato io, era già così, ragazzi. E beh, che dire, è un libretto un po' scarno, sì, non ha niente di particolare, ma visto gli ultimi infatti con una pagina a 4 piegata a metà, direi che potrebbe essere quasi considerato un quarto di libretto, dai, ci può stare.
E poi abbiamo tutto il blocco dei DLC, qua ce n'è veramente un sacco come potete vedere, ed ecco qua il pacco dei DLC, abbiamo il codice per registrarlo, quello per avere il contract pass code, e poi la valigetta con armi avanzate eccetera eccetera eccetera. Ok, mentre chiudo la confezione vi dico una cosa. Nell'altro video, quello per COD, Black Ops 2 in quella versione bellissima, molti mi hanno detto: ma Dark, c'era un codice in sovraimpressione. E mi sono arrivate valanghe di messaggi privati, nonché mail, eccetera, eccetera, anche su Facebook, eccetera, dicendo: Dark, che cacchio hai combinato? Si vedeva il codice! Ragazzi, l'ho fatto apposta. Era ovvio che l'avevo fatto apposta, perché la persona che era più attenta al video poteva tenersi il codice e riscattarsi questo benedetto Claw, che cavolo era. Un'altra cosa che invece mi ha stupito è che molte persone mi hanno detto: cavolo, io l'ho riscattato anche dopo un giorno che tu hai fatto il video, che ormai tutti l'avevano visto. Ragazzi, che dirvi, provate a dare un'occhiata al video di Black Ops, se qualcuno ancora non l'ha riscattato lo può comunque provare a riscattare, se funziona è vostro, ve lo regalo. Spero che abbiate gradito questa piccola sorpresa che volevo fare a tutti voi. Zah! Direi che è arrivato il momento di vedere anche il pupazzetto, il pupazzo. Voglio tirarlo fuori. No, non pensate male, sconcioni. Ed eccolo qua in tutta la sua bellezza. Oh, se vogliamo che siano silenziate, se no possiamo anche evitare. Scusate sti rumori, sembra una scorreggia, ma è quello il punto. Ok. Con le sue belle pistole a silenziatore e il suo bel codice a barre. Questo è il codice a barre del mio latte preferito. Bah. E così anche Hitman Absolution è entrato a far parte della mia collezione di collectors, prestige, tutto quello che c'è dei vari COD. Ne vale la pena, difatti l'ho inserito insieme alle altre. Ragazzi, che altro dire? Un salutone grande a tutti e alla prossima. Ciao belli! Ciao! Non posso dire mio! Non ci arrivo! Ah!